Il capitano del primo Napoli scudettato, il sassanese Giuseppe Bruscolotti, ha risposto con durezza, come le sue entrate in campo, alle affermazioni di Antonio Cassano in merito alla squadra di Diego Armando Maradona che vinse lo scudetto. Questo essere, ha detto Bruscolotti nei confronti di Cassano, ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato, è uno scappato dal manicomio. Cassano, durante un'intervista a Fedez, aveva detto, tra le tante farneticazioni, che Maradona vinse quello scudetto con una squadra di scappati di casa. Dopo la risposta a tono dell'altro ex giocatore del Napoli, Renica, e anche l'intervento social di Ciro Ferrari, ecco l'ingresso in campo, con un tackle molto duro, di Beppe Bruscolotti, che ha rincarato la dose. Ecco le parole del difensore nato, ricordiamo, calcisticamente nella Pollese di Gerardo Ritorto. Bisogna sempre vedere chi le dice certe cose, il soggetto lo conosciamo tutti, riferendosi a Cassano, quindi non gli darei tutta questa importanza. Non lo so se lo fa per avere visibilità, ha aggiunto Bruscolotti, o perché lo pensa veramente. Se noi siamo degli scappati di casa, lui è sicuramente scappato dal manicomio. Questo essere, ha aggiunto ancora Bruscolotti, ne ha combinate di tutti i colori ovunque ha giocato. Ricordatevi cosa fece con Capello. Poi vorrebbe parlare di noi, ma su, non vale nemmeno la pena rispondere, ha concluso Bruscolotti, a uno del genere, anche perché si commenta veramente da solo.